Questa mattina parliamo di un progetto sperimentale di accoglienza che si chiama Casa Birba e ha sede a Bologna. Lo facciamo con la coordinatrice responsabile dei servizi migranti e nuovi cittadini, settore fragilità di Società Dolce, appunto, che gestisce questo progetto, questa casa. Siamo collegati con Chiara Rocca Tagliata. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, raccontaci di questo progetto sperimentale che si chiama Casa Birba, un progetto di accoglienza e di inclusione. Casa Birba nasce nel 2017 e vuole essere la possibilità di non targettizzare per forza le persone con cui lavoriamo. E quindi è un progetto che si sviluppa in una casa colonica con un giardino davanti e che, pur essendo un po' isolato, rimane comunque molto vicino al centro di Bologna, e questo ci permette di stare in una dimensione di tutela della struttura, ma anche di vicinanza poi alla città, per poter sviluppare tutti i progetti di inclusione che portiamo avanti per le ragazze. E a Casa Birba ci sono tre piani, e per ogni piano si sviluppano dei progetti differenti, per cui al piano terra ci sono le ragazze minori, straniere non accompagnate. Al primo piano ci sono le donne con vulnerabilità psichica, che possono essere donne singole o nuclei, mamma-bambino, mamma-adolescenti. E all'ultimo piano invece ci sono due appartamenti per donne e bimbi, donne sole o nuclei monogenitoriali, afferenti tutti quanti ad oggi al progetto SAI del Sistema di Accoglienza e Integrazione della Città Metropolitana di Bologna. È davvero interessante questo progetto di accoglienza, perché vede appunto all'interno, come spiegavi tu stessa, all'interno della stessa casa, dello stesso stabile, differenti risposte di accoglienza. E immagino, cara Chiara, che dalla convivenza nascano poi anche dei legami nuovi, degli affetti, perché si creano dei legami quasi familiari, è così? Sì, è così. Le relazioni all'interno della struttura non sono sempre semplici, come si può immaginare, nella convivenza di chiunque. Contestualmente si creano spesso dei legami quasi di sorellanza, sia in tutti i progetti e a volte anche trasversalmente ai progetti. Quindi è capitato che avessimo una ragazza minore, molto giovane, che era incinta e aspettava un bimbo, e avere le mamme con i bimbi negli appartamenti all'ultimo piano ha permesso di istituire una relazione tra questa ragazza minore molto giovane e le mamme dell'ultimo piano, che è stato molto curativo per il rapporto madre-figlio e anche nell'apprendimento della genitorialità, perché comunque diventare, lo sappiamo un po' tutti, nel senso, ma la maternità è un momento molto delicato dell'esistenza di ogni donna, e viverlo da sola, lontana dagli affetti, lontana dalla famiglia, senza anche la guida di persone più grandi che ci insegnano, che per coping ci permettono di apprendere come prenderci cura dei nostri, di nostro figlio, di nostra figlia, è difficile. Quindi avere una mamma anche di un altro paese, tra l'altro, ma con cui la lingua veicolare era in comune, ha permesso di portare avanti questo percorso di maternità senza intoppi. Stiamo vedendo delle immagini che sono
sono state scattate dal giovane fotografo Emiliano Medardo Barbieri, che appunto è entrato a casa Birba ma anche a casa Mila per raccogliere immagini che narrano davvero la quotidianità degli ospiti. Fotografie che poi sono state esposte in una mostra, Here I Am, che diventerà, immagino, itinerante. Ecco, Chiara, poi magari torneremo sulla notizia della mostra. Volevo solamente citare l'autore di questi scatti. E queste le vostre strutture di accoglienza, perché insieme a Casa Birba c'è anche Casa Mila, San Biagio e Casa Melò, giusto Chiara? Sì, ce ne sono anche altre. E quindi non offrite, non sono solo luoghi diciamo di accoglienza, quindi offrite un tetto e cibo caldo, ma anche occasione di ricostruzione di dignità e identità. Certo, l'accoglienza è, diciamo, l'accoglienza intesa come servizi di base o risposta ai bisogni di base è il brevissimo step. Dietro questo e successivamente e contiguamente a questo c'è anche tutta la ricostruzione del progetto di vita di queste persone, che viene costruito sulla base delle specificità e dei bisogni e dei desideri individuali di ognuno. Quindi non c'è niente di preimpostato e preprogrammato, ma è costruire passo passo e agevolare passo passo il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi individuali di ognuno, riconoscendone l'entità propria, la capacità di decidere per sé, perché sono comunque persone come potremmo essere certo. Noi, e quindi si portano dietro tutta la loro identità e tutti i loro bisogni e tutti i loro desideri, e noi ci facciamo agevolatori e facilitatori di questo, anche proprio nella concezione di permettere loro di contattare le loro risorse e poter andare verso. Quindi non è un sostituirci a loro, sostituirci alle persone che accogliamo, ma è un permettergli e agevolarli e facilitarli nel prendersi quello che vogliono. E questo è un po' il nostro... La vostra mission. Senti Chiara, sto facendo anche riferimento a un bellissimo articolo firmato da Silvia Vecchi su vita.it, il mensile, il giornale no profit che troviamo online, in cui raccontate appunto che tutte le donne che accogliete seguono un corso di lingua italiana. C'è chi frequenta una sartoria, chi un laboratorio di ceramica, chi un corso di formazione, quindi cercate in qualche modo di creare delle condizioni di vita il più possibile normale nonostante tutto. Sì, l'obiettivo è quello che loro che ognuno di loro abbia l'autonomia, certo, per vivere nel mondo, no? E questo avviene attraverso diversi percorsi. Ci sono sempre dei percorsi di inserimento professionale, ci sono dei percorsi di insegnamento della lingua italiana. Il SAI della città metropolitana di Bologna è un sistema di accoglienza veramente molto strutturato, che si è costruito nel tempo e che vede coinvolti diversi enti gestori, e si lavora tutti insieme. È diventata una comunità collettiva, non è più una sola persona, un solo operatore, una sola cooperativa che si occupa di, ma è una comunità di cittadinanza, di enti del terzo settore, di ente pubblico, che insieme va a costruire percorsi che permettono alle persone che attraversano le strutture della città di realizzarsi e di individuare, ritrovare il proprio senso, il proprio focus, la propria motivazione, il proprio obiettivo. Quindi attraverso laboratori costruiti all'interno della struttura, attraverso percorsi professionali, attraverso anche attività ludiche, attraverso l'inserimento nei percorsi di scautismo, attraverso relazioni con le chiese limitrofe che permettono di creare comunità a seconda di quelli che sono i desideri di ognuno. Non tutte le persone fanno laboratori
professionalizzanti se non sono pronte, ma si cerca di accompagnarle per. Non tutte le persone sono coinvolte o vicine a comunità religiose, però cerchiamo di agevolarlo se per qualcuna o qualcuno è importante, ne hanno il desiderio. La cosa che cerchiamo di fare, di certo, per tutte e per tutti, è essere ponti, essere mediatori tra mondi, perché ognuno porta con sé il proprio background culturale, il proprio mondo, i propri riferimenti, e quello che noi cerchiamo di fare è di essere dei mediatori, dei ponti, dei traduttori, di quelli che sono modi di vedere il mondo, se stessi, il rapporto genitore-figlio, diversi, e quindi riuscire a trovare dei codici comunicativi Certo. comuni per poter prendere il meglio, per prendere quanto più possibile dalle differenze e far sì che le differenze non siano divergenze, ma che le differenze siano possibilità di incontro, di crescita, di sviluppo, di evoluzione per ognuno di noi, operatori, Ovviamente. cittadini, persone accolte. Ovviamente. In conclusione, Chiara, prima di salutarti, abbiamo fatto riferimento alle foto di Emiliano Medardo Barbieri che abbiamo visto scorrere mentre appunto facevamo questa intervista, fotografie che sono state esposte in una mostra, Here I Am, e che adesso non è allestita ma diventerà itinerante per chi lo vorrà, giusto? Sì, esatto. Abbiamo fatto questa prima mostra nello spazio di Area 01 e abbiamo il desiderio di portarla in giro per la città in momenti di eventi, di convegni o di altre possibilità che nel tempo incontreremo, perché è stata un'esperienza molto ricca e molto importante sia per le ragazze accolte che credo anche per la possibilità di chi non è abituato, non conosce questi spazi, di attraversarli e conoscerne un po' di più. Benissimo, ti ringraziamo per questa chiacchierata, per averci raccontato del progetto di accoglienza Casa Birba a Bologna, della società Dolce. E grazie davvero, buon lavoro, grazie a Chiara Roccatagliata per essere stata con noi questa mattina. E magari teniamoci in contatto anche per altri progetti e novità. Grazie, buona giornata, buon lavoro a tutti. Grazie. E allora noi ci fermiamo, è arrivato il momento di tornare in pubblicità, allora facciamo una brevissima pausa e poi di nuovo insieme per collegarci con Trieste, dove domenica si concluderà l'edizione numero 50 delle Settimane Sociali dei Cattolici con una presenza importante, quella di Papa Francesco. Linea alla regia.